siete in attesa, la Sport Cultura Quattro Zampe 2011. Ci sono gli istruttori del Centro Studi del Canale che sono qui con voi per farvi passare alcuni dei più belli pomeriggi della Riviera Romagnola, quelli che concludono poi la vacanza, le vacanze che avranno poi anche con le altre feste in ottobre in ospato. Signori, gli istruttori del Centro Studi del Canale vi mostrano che molti cani possono giocare insieme divertendosi ognuno con le proprie proprietarie. Usando i metodi gentili e le tecniche giuste si possono raggiungere questi risultati. Bene, cani a terra, un po' di calma. E allora vediamo un pochino ognuno di questi cani, di questi conduttori, che cosa ci fanno vedere. Allora, cominciamo da Sergio. Guardate Sergio, questo bell'uomo che è in centro. Facci vedere cosa fa il tuo cane, un piccolo esercizio di controllo. Deve salutare con la zampa, molto bene. A Miriam, così il pubblico vede dell'altro, non il tuo cane, credo. Dovresti girarti un po' verso il pubblico. Bene, il nostro Francesco. Che ci fa vedere? Orsetto, l'orsetto, molto bene. E toccare la zampa. Zeus cosa fa? Dà la zampa, Zeus. Sarà 8 kg la zampa di Zeus. La Finn con Cristine deve fare una piroetta in alto, girando il sedere. La bomba, cosa fa la bomba? La straglia il catto d'oro di Maria. Paul cammina lì dietro. Vediamo. Ah, va indietro, cammina dietro. Elena con Luke. Abbaia. Rotola, siamo nel bottino primavera. La nostra Sally rotola, ospite anche as ha rotolato anche lei. La nostra Lara con la Tufi fa un twist. La nostra Forti fa vergogna, si vergogna ogni tanto si vergogna. Zampetta più che vergogna. Ah, ecco lì. Lei cosa fa? Passa indietro. Bene. Poi la palla che fa? Cosa fa? Ah, il twist. Il nostro Leo, il cane da tartufo, cosa fa? Voce? Antuscano. Insegna, vorrebbe insegnarlo. No, fa un passaggio in mezzo alle gambe, la nostra anca, bravissima. E lui? Striscia. Gattona. Lei fa l'inchino? Io sono sotto tiro, poi mi sposto. Bene, lei direi di non disturbare, è talmente bella così che cercate di fare qualcosa. È la più simpatica, boh, che mi tocca fare. Ti sto addormendo. Quando mi sto svegliato alle 4, non dato il frigo, ho mangiato due cozze. Signori, la nostra deve toccare le gambe. Vai, vado via. È un tango. Abbiamo visto tutti? E allora, signori, un grandissimo applauso per questi ragazzi che si divertono con i loro cani, e stanno pensando che i pomeriggi si faranno divertire veramente, perché so che hanno preparato delle cose straordinarie. E allora, tutti in condotta, cominciamo, avanti Dario, gli altri tutti in fila, facciamo due giri, facciamo vedere l'abilità di rimanere in fila in ordine adesso, avanti, inseritevi. Bene.
trasmissione, vedremo in diretta noi i Red River, sono i riportatori. Cominciamo così, abbiamo un pomeriggio intensissimo e cominciamo con i Red River. Anche la musica vi ricorderà uno sceneggiato di qualche anno fa, degli attempati lo ricorderanno. Facciamo partire la musica e vediamo un po' per i nostri Red River. Retriever Sharon. La conduttrice si chiama Fiorenza e sulla musica della Freccia Nera ci farà vedere un pezzo di abilità della sua Sharon, perché ci farà vedere una sequenza di riporti. E iniziamo facendo vedere prima un po' di obbedienza, un po' di condotta. Del ginocchio. Ora facciamo un rest, il cane deve rimanere fermo sul posto, il conduttore si allontana. I retriever sono cani da bosco, chiamati dog gun, cani da fucile, e molti conduttori in Italia li utilizzano senza naturalmente la pratica venatoria, ma con degli oggetti che adesso vi faremo vedere. Il richiamo, il cane deve andare a fianco. Grande applauso, signore. Bene, cominciamo a vedere l'abilità di questi retrieve. Retrieving significa riportare, e quindi vediamo l'abilità che è una memoria di razza per questi Labrador. L'oggetto che viene riportato si chiama Dummy, è un oggetto che è galleggiante e viene lanciato. Ora vediamo un riporto doppio. Cosa c'è da Dio che la vita ti dava? Lascia la spada se vuoi non ti vede. Viene nascosto, e benché sia nascosto il cane deve andarlo a trovare. Benissimo, signori. Questo Labdine si chiama cieco perché il cane non ha visto dove è stato nascosto e l'ha trovato con il fatto. Ma adesso abbiamo terminato con i riporti, abbiamo una piccola sorpresa, vero? I retriever hanno portato per i bambini un piccolo omaggio e ve lo facciamo offrire in un modo un po' particolare. Se bambini volete venire dentro di corsa, veloci, veloci a prendere le caramelle che vi ha offerto Flabber e la Fiorenza. Signori,
Un grande applauso a Fiorenza Merati, istruttore Centro Studi del Cane, con Flaubert e la sua Sharon.